E così quando cominci ad odiare te stesso e incontri qualcuno che è fatto come te, non riesci a provare amore nemmeno per lui. Di notte, nelle township, esplodono risse violente. I giovani si accoltellano tra di loro e si uccidono. Le autorità non intervengono, anzi incoraggiano le divisioni tra i neri. A Natale il ghetto si trasforma in un mattatoio. La gente si uccide. E le autorità commentano, è solo l'ubriachezza dei giorni di festa. Era una formichina, era piccola proprio come te, Miriam, e già amava cantare. Il suo nome esteso era Zenzile Miriam Makeba. Zenzile significa non puoi biasimare nessun altro che te stessa. Sì, sai che in africano, lo sai meglio di me, si usa dare ai bambini i nomi che abbiano un significato. E allora, dato che la mamma, con quella sesta gravidanza, ha rischiato la vita. E quando nasce Miriam è un esserino tutto fragile, pelle e ossa, con una grande testa. E lei e la mamma rischiano la vita tutte e due. Allora la nonna esclama, che assiste al pacco, Uzenzile! Non puoi incolpare nessun altro di quella situazione. E così il nome è trovato. Zenzile Miriam Makeba. They say everything can be replaced. They say every distance is not here. So I remember every face of every man who put me here. Belgio, Miriam, quando vede in televisione che Nelson Mandela è stato liberato, lei cade a terra e piange. Piange anche al telefono quando lo sente.
Ehi, Zinzi, ma dove abiti ora? In Belgio, tata. Zinzi, ma perché non torni a casa? Ma come faccio, tata? Io sono bandita. Non c'è una ambasciata sudafricana in Belgio. Vacci, vacci e di che vuoi tornare a casa. L'ambasciatore sudafricano in Belgio è un signore indiano. Molto gentile, ma deve vedersela con la burocrazia. Il nome di Miriam Makeba è inserito in una lista al computer di non desiderati. Ma come? Insiste lei. Non so, lui la conosce, l'ammira tantissimo, ma non sa come fare, è una questione di computer. Qualcuno le consiglia di minacciare una conferenza stampa. Lei lo fa. E dopo pochi giorni le telefonano dall'ambasciata sudafricana. Il suo visto è pronto, può andare a ritirarlo. Il visto? Come una straniera. Ma se il mio cordone ombelicale è sotterrato in quella terra? Dopo 31 anni di esilio, Miriam Makeba torna a casa. Con un passaporto francese, con un visto di soli 6 giorni, ma torna. Scendendo dall'aereo trema. Qualcuno le domanda un passaporto. Ma come? Ma c'è qualcosa che non va ancora. Qualcun altro la accompagna ad una porta. L'aprono. Flash! Fiori! Gente! Tantissima, parenti, amici, una folla, qualcuno inizia a cantare, lei cade a terra e piange.
Ghiba Ranchizza e questa donna non è mamma lei, ma praticamente 50.000 bambini, un po' da accudire. Ha fondato la Maison Shalom in Burundi, un ospedale che oggi ha presentato la facoltà di medicina. È una donna pluripremiata, 20 premi internazionali. E quando le ho chiesto di venire, speriamo, quando le ho chiesto di venire, se preferiva venire al succo o venire durante i giorni dello spettacolo, mi ha detto: vengo nel nome della mia grande sorella Miriam Makeba.